fino a ieri Tony Colombo cantava, Tony di qua, Tony di là, ti tiene di qua, ti tiene di là. Ma smettetela! Secondigliano regna, secondigliano regna. E cosa c'entra? Ti aspetta all'altare, hai visto? Che mi ha combinato, aspetta all'altare? Si sentiva donna di mafia, camorrista. So di cosa parlo, fidatevi. Siamo tutti peccatori in coppa terra. Si era trovato in difficoltà, Tony. E loro lo avevano aiutato. Fino a Incip, oggi la moglie non lo occupa, però il passato è questo qua. Figlia di Nicola Incip, socio di là, moglie di Gaetano Marini, ammazzata a Terracina davanti a suo. E questa zona è ancora sotto l'influenza di Marino. Secondigliano regna, secondigliano regna. Era sempre lui, è sempre una divana. E col matrimonio di questa coppia fu preceduto 3 giorni prima da un molto discusso flash mob a sorpresa in piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più belli di Napoli. Chi ha dato i permessi per fare tutto questo? C'è stata un'inchiesta, un'indagine anche sul famoso matrimonio tra loro due. Guardate. Dunque, la risposta di Colombo a questo flash mob fu questa, sentite. C'è? 3, 2, 1. Per quanto riguarda il flash mob, avevate le autorizzazioni, solo che quello che è stato realizzato non era proprio un flash mob, era un concerto. Non c'era nessun palco, non era un concerto, c'era una struttura di polistirolo, c'erano delle luci e c'era una pedana che noi montiamo tutti i giorni alle mie feste e non era assolutamente intenzione, mia intenzione fare un videoclip. Noi abbiamo chiesto di fare un flash mob con i palloncini, con la sorpresa, con la musica, con le telecamere e loro mi hanno accettato la richiesta, tutto qua. Diciamo che è una mancanza loro e non tua? Indubbiamente è una mancanza loro spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare. Io ho chiesto di fare un flash mob e quello ho fatto. Ho fatto un video, mi è servito per il web, ho fatto delle comunicazioni con il mio ufficio stampa, sui giornali abbiamo fatto uscire la notizia. Io sono in regola, tutto quello che ho chiesto è stato tutto scritto, non manca nulla a quello che ho fatto. Quindi un'azione commerciale. Se io avessi avuto bisogno di quel tipo di permesso, avrei chiesto quello e me l'avrebbero dato, perché me l'hanno già dato. Poi, prima qui c'ho degli ospiti che sono qua pronti a raccontare e a parlare, una lunghissima inchiesta che è stata fatta su Tony e Tina. Dunque, prima di arrivare al maschio angioino, Tina Rispoli sfilò sul corso di Secondigliano su una carrozza bianca trainata da 4 cavalli, preceduta da un corteo addirittura fatto da dei giocolieri. Guardate. Mario, Mario! Mario.
era nata l'idea di un matrimonio così sfarzoso? E soprattutto perché? Ve lo raccontiamo fra poco, 30 secondi, ritorniamo qui dopo la pubblicità, con Storie Italiane. Come nacque l'idea di quel matrimonio e soprattutto che cosa significava quell'unione? Perché? Sentite. La festa ha avuto un'autorizzazione occulta e sicuramente camorristica. Secondigliano non permette a nessuno di venire a fare il cucello. Uno che fa lo spavaldo a Secondigliano è perché può farlo. È stato proprio un vaso di ostentazione. Giocolieri, carrozze, mancavano solo i carabinieri a cavallo e avevamo fatto la festa proprio alla grande. Non c'erano i carabinieri a cavallo. Paradossalmente c'erano degli agenti della polizia penitenziaria a suonare la marcia nuziale prima di essere sospesi dal corpo. Sono stati sospesi per onore al corpo. Un provvedimento anche un po' esagerato da poliziotti penitenziari. Noi comunque lavoriamo con detenuti e minori a chi fa reati anche abbastanza gravi. Quindi io non capisco quale possa essere il onore. Non sarebbe quindi un disonore al corpo, perché i poliziotti penitenziari, per lavoro, sono già a contatto con pericolosi criminali. Questo è l'inizio della vostra inchiesta di Fanpage. Sì, ciao Francesco Piccinini. Buongiorno. Sì, nasce tutto da qui, cioè da quel momento incredibile che ha vissuto Secondigliano, ma anche Napoli, perché poi quel matrimonio è proseguito fino al Maschiangino, uno dei castelli più importanti della città, dove addirittura quel giorno c'era una riunione delle famiglie vittime di Camorra. Quella riunione fu spostata da un'altra parte proprio perché c'era questo evento. Tina Rispoli e Toni Colombo, per il fatidico sì, non scelgono un luogo a caso, ma scelgono uno dei simboli importanti di Napoli, il Maschio Angioino. Guardate. Barbara qui, un saluto. Ciao Barbara. Vai, sì, hai ragione, vai. Permesso, al favore, fermatevi. Sì, ci fermiamo qua, vedi. Ok. 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 Andiamo avanti. Ecco, che cosa rispose Toni Colombo, che poi ovviamente incalzato da molti giornalisti, considerate che loro andavano in televisione, non so se questo matrimonio addirittura è andato in TV, in diretta TV, e rispose così, sentite. Sui giornali è apparsa la notizia che celebrerete un nuovo matrimonio, per meglio dire, lo farete anche in chiesa e questa volta sarà ancora più in grande rispetto a quello che avete fatto, è vero? Ma più in grande è un po' difficile, devo dire. Ho chiesto l'annullamento mio alla Sacra Rota per potermi risposare in chiesa. Lei si può sposare perché è vedova e quindi noi siamo molto credenti, quindi vogliamo che questo amore lo benedica a Dio. Lo ha benedetto già facendoci incontrare, ma lo vogliamo consacrare in chiesa. Il momento in cui so il giorno preciso che posso sposarmi in chiesa, festeggeremo in un altro modo, in modo nuovo, inedito, ma sarà sicuramente una gran bella festa. Appena scoppiarono le polemiche, Toni affermò che prima di procedere alle nozze aveva richiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni dal Comune di Napoli. Queste autorizzazioni c'erano o no? C'erano le autorizzazioni e c'era tutto quello che era giusto avere per poter fare tutto quello che ho fatto io. Ovviamente sono stato autorizzato da loro, quindi dobbiamo chiedere a loro perché dicono che queste autorizzazioni non c'erano.
quindi eravate autorizzati anche a bloccare il traffico a Secondigliano? Ma diciamo in verità non abbiamo bloccato il traffico, abbiamo usufruito di due leggi che sono in vigore in Italia, quindi abbiamo usufruito non solo per il fatto della parata ma anche per la carrozza. Per poter circolare la carrozza è necessario apporre una targa. Questa targa c'era, le autorizzazioni c'erano, è tutto in regola, le possiamo vedere? Erano tutti in regola, io in questo momento non ho a disposizione disponibile la, diciamo, il documento della targa della carrozza, ma è una cosa che possiamo assolutamente far vedere, penso la possiamo richiedere, voglio dire, ai proprietari della carrozza. Noi non abbiamo assolutamente fatto una cosa fuori legge. Poi iniziamo oggi a mandare una serie di documenti esclusivi di Fanpage che ci ha portato Francesco Piccinini e li manderò fra poco in onda. Buongiorno al nostro Francesco Emilio Borrelli, buongiorno. Sono rimasti gli altri ospiti, apriamo Klaus Davi, ciao Klaus, e buongiorno Roberto Alessi, buongiorno. Ciao. Allora Francesco, no, non era vera, i permessi? Era no. Allora, sulla questione del concerto a Piazza del Bicito, per essere precisi, c'è stato un procedimento giudiziario che ha portato a un non luogo a procedere, perché in realtà loro avevano avuto i permessi per fare un flash mob, ma quello tutto è sembrato fuorché un flash mob. Mentre invece sulla storia della carrozza, no, furono sanzionati dalla polizia municipale, non avevano alcun permesso, nessuna autorizzazione, tutto falso, infatti non ha mai mostrato, non ha mai mostrato nulla. I poliziotti penitenziari, è inquietante quello che viene detto, perché siamo a contatto tutti i giorni con i criminali, andiamo a fare pure i matrimoni. Innanzitutto non è così che funziona. Esatto. Un poliziotto penitenziario non può andare a fare un'attività privata, pagato, tra l'altro furono pagati al nero, e quindi quei poliziotti sono stati prima sospesi e poi licenziati per quella vicenda. Inquietante che durante il matrimonio di Toni Colombo e Tina Rispoli, voglio ricordare a tutti che si è cercato di far dimenticare che Tina Rispoli all'epoca fosse la vedova di un boss di Camorra, la cosa più inquietante è che viene spostata l'assemblea delle associazioni anticamorra e delle vittime per permettere a famiglie che poi adesso abbiamo visto, ma che tutti sapevamo, erano legate direttamente alla Camorra, forse tra i protagonisti e tra quei bei signori che sono andate e signore che sono andate al matrimonio c'erano anche gli assassini o i mandanti di quelle povere vittime. È una cosa allucinante e devo rendere atto a Storie Italiane e a pochi altri mezzi di informazione che sono andati controcorrente in un sistema in cui anche raccontare il passato, in particolare della signora Tina Rispoli, ricordiamo a tutti, sposata per 16 anni con un boss sanguinario di Camorra, il boss Marino, legata a un'altra famiglia di criminali, il fratello e il padre di Tina Rispoli sono noti alle forze dell'ordine, la sorella di Tina Rispoli, non so se ancora ad oggi, all'epoca del matrimonio era legata sentimentalmente al boss, a uno dei boss di Lauro. Stiamo parlando di uno scenario inquietante in cui doveva andare a fare una retata, altro che il matrimonio in grande stile nel luogo simbolo della nostra città, dove tra l'altro c'è la sede storica del Consiglio Comunale. Allora, chi erano gli invitati al matrimonio? Vedo anche Antonio Ingroia collegato, buongiorno avvocato. Dunque, chi erano gli invitati al matrimonio di Tina Rispoli e Toni Colombo? Ascoltiamo questa inchiesta di Fanpage. Tra gli invitati al matrimonio di Toni e Tina, in effetti, c'erano molti personaggi interessanti. Prima di tutto, la famiglia della sposa, che si identifica in questo tatuaggio, un guantone da box, eredità del padre, il boss Nicola Boxer, socio dei Di Lauro. Parliamo di un uomo che poteva prestare i milioni, 4 milioni, 10 milioni d'euro. Non sono pidocenti. Padre di questa ragazza, vendeva i soldi di Di Lauro, Nicola Boxer. E prestava i soldi con gli interessi? Come ti devo far capire, scusa, che stavamo 4-5 personaggi grossi, ma grosso assai, per pulire i soldi del clan Di Lauro. I fratelli di lei stavano sempre con i Di Lauro. Il soprannome è passato ai figli. Tina, vedova del boss Gaetano Marino, Maria, anche lei vedova di Camorra, e i fratelli Enzo e Raffaele, condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso e ritenuti anche loro affiliati al clan Di Lauro. No. Raffaele, qualche tempo fa, partecipò a un comando di fuoco armato di pistole e mitragliatori Uzi. I fratelli di Tina sono tristemente noti anche per aver seminato il terrore tra i commercianti del quartiere.
Klaus, durante i festeggiamenti pare ci fosse tra gli ospiti di Tina Rispoli un misterioso tavolo riservato ad una potente famiglia di Camorra. Allora, posso mandare solo questo pezzo e poi sentiamo gli ospiti. Nella lista dei presenti al matrimonio c'è anche questo tavolo misterioso, il tavolo della famiglia di Lauro. Questo nome lo conoscono in tutto il mondo, è quello del gruppo camorristico che per oltre 20 anni ha costruito un impero grazie alle piazze di spaccio di Scampia, il clan di Lauro. È un fatto che non poteva fare vedere che si frequentava con di Lauro, ma era sempre loro, è stata sempre una di Lauro lei. Quando è stata ammazzata il papà di carità, lei stava sopra dai di Lauro. Il clan nasce con Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo Milionario, il capo dei capi, passato alla storia per la sua trasposizione in Gomorra come Pietro Savastano. È Paolo Di Lauro che crea uno dei cartelli più importanti del crimine occidentale. La famiglia Rispoli è sempre stata una famiglia di lauriana. La rampolla della famiglia Rispoli sposa Gaetano Marino. Nel 2004 Gaetano Marino, il marito di Tina, con il suo clan si stacca dai Di Lauro, formando il gruppo degli scissionisti. Quando c'è la scissione, quello che accade è che hai sangue di un di lauriano dentro la famiglia scissionista. Una volta ucciso Gaetano Marino, a quel punto Tina Rispoli non è più rappresentante della famiglia Marino e il suo matrimonio con Tony Colombo, con una rock star del territorio, diventa il simbolo di una nuova era per Scampia. Un'era in cui scissionisti e Di Lauro possono tornare a essere di nuovo alleati. L'ipotesi di pace attraverso l'occasione di un matrimonio che non è stato combinato per questa ragione, ma che si è realizzato in questo clima. Allora, Klaus Davi, buongiorno. Adesso mi dici, Francesco, di questi tavoli che erano stati apparecchiati. A te, Klaus. Diciamo che questo evento che è stato documentato segnala intanto la riaffermazione di una famiglia storica che evidentemente nell'ambito del rimescolamento delle carte degli equilibri camorristici a Napoli e in periferia si ripropone attraverso questo matrimonio come brand appunto di riferimento, addirittura col tavolo dedicato. Non sono cose nuove per la Camorra, per l'Andrangheta, ma sono inquietanti che vengano fatti in modo così forte, in modo così esplicitato, se vogliamo anche un po' pacchiano, in un momento in cui qualcuno teorizza il basso profilo delle mafie o delle presunte mafie, vogliamo essere garantisti, alla faccia del basso profilo. Qui c'è occupazione territoriale, probabilmente qualche abuso amministrativo, l'alleanza tra famiglie, nuova alleanza tra famiglie che sancite dal matrimonio e anche dagli invitati, perché poi bisognerebbe vedere la lista degli invitati per capire bene gli ingranaggi, e soprattutto loro non si preoccupano minimamente di dire: qui c'è l'occupazione militare, ci siamo noi, all'opinione pubblica nazionale. Chiudo dicendo che i neomelodici, parlo in generale, non dello specifico, sono uno strumento di consenso, di propaganda in tutta Italia. No, non puoi fare un'erba un fascio. No, non parlo di questo specifico, in generale. Faccio l'esempio dell'Andrangheta. L'Andrangheta utilizza i neomelodici, i cantanti neomelodici, non mi riferisco a questi, sottolineo, anche per lo stesso tipo di operazioni. Quindi sono uno strumento con cui dialogano. Sì, ma ripeto, con i social... non tutti i neomelodici, no? Sembra che tutti i neomelodici alcuni siano strumento. Alcuni neomelodici, soggetti, acclarato da indagini e da condanne, fanno questo. Quindi è anche uno strumento di consenso territoriale, ma il dato che emerge è che in un momento in cui viene teorizzato un basso profilo delle organizzazioni criminali, avviene dopo i Casa Monica, dopo il matrimonio dei Serraino a Reggio Calabria, dopo un'infinità di dopo i matrimoni a Foggia, delle cosche di Foggia, avviene questa cosa dirompente. Quindi la domanda è non tanto perché i criminali fanno o presunti tali fanno questo tipo di operazioni, ma che segnale vogliono lanciare. Chiudo dicendo che sul fatto che gli agenti penitenziari facciano il doppio lavoro, segnalo che proprio 5 giorni fa la DDA di Reggio Calabria ha attestato come
in Reggio Calabria, molti agenti penitenziari, non tutti, alcune mele marce, passavano i pizzini degli affiliati dal carcere a fuori dal carcere. Quindi da questo punto di vista una certa integrità anche sarebbe opportuna. Allora, Klaus parla degli agenti penitenziari, certo, perché se non sbaglio al matrimonio c'erano 4-5 agenti penitenziari che avevano suonato, giusto? Avevano il matrimonio è aperto, non si vede in quel video, da dei trombettieri. Sono stati licenziati però. Sono stati prima sospesi e poi quando si è verificato licenziati. La loro attività non può mai essere quella di stare al soldo di organizzazioni criminali e in ogni caso anche di organizzazioni private, perché loro sono dipendenti, è come la banda dei carabinieri, non è che il carabiniere poi va a fare il privato e si fa pagare. Tra l'altro, sottolineo un'altra cosa, la novità inquietante, più clamorosa di tutti gli altri, è che Casa Monica, come i clan calabresi e quelli pugliesi, sono andati successivamente all'elicottero di Casa Monica. Questo matrimonio è stato organizzato con alcuni, non ovviamente quelli della RAI, mass media nazionali che hanno promosso in diretta, come se fosse il matrimonio dei reali d'Inghilterra, una cosa che non si era mai vista prima. Allora, il potere economico di Tina Rispoli sarebbe importante, secondo l'inchiesta di Fanpage, perché si parlerebbe di decine di immobili tra Napoli e provincia, in parte intestate a lei. Sentite. Tina ha 50 appartamenti. Ma è a Napoli? A Napoli, sì. Ah beh, non solo Napoli, Napoli, provincia di Napoli, ovviamente, Campania. Cioè, nell'immobiliare, praticamente. Sì, sì, non tutti direttamente intestati, poi un po' intestati ai figli, che creano reddito. L'AFOD in termini proprio di moneta ci sta, però grosso è legato a questo patrimonio immobiliare. Come ha fatto i soldi? Il marito, è un boss, derivano dal marito. Tutti a Napoli sapevano chi fosse il boss marino, tranne a quanto pare sua moglie, che intervistata sul tema dice di non sapere chi fosse il boss che aveva sposato. Allora Francesco, volevi intervenire? Sì, la cosa incredibile, quella di cui parliamo qua, c'è anche un'altra persona dentro i video che racconta di 12-13 milioni di euro più diamanti lasciati da Marino a Tina Rispoli. Ma la cosa incredibile è che se noi andiamo negli uffici della Questura di Napoli, troviamo ancora ciò che è stato sequestrato durante una precedente inchiesta che è avvenuta, con un precedente mandato di arresto, perché ricorderei che questa è la seconda richiesta di arresto che viene fatta, la prima che viene accettata dal GIP, ma quando c'è stata la precedente sono stati sequestrati diamanti e lingotti per la gestione delle case celesti a casa di Tina Rispoli, che sono tuttora custoditi all'interno della Questura di Napoli. Allora, perché non è stata arrestata solo lei e anche Tony, invece viene arrestato anche Tony Colombo, ricordiamoci che c'è sempre il principio di non colpevolezza, per cui sono stati arrestati, ma queste persone poi avranno il diritto di difendersi dalle accuse. Sentiamo Ingroia. Ingroia, perché si cerca, secondo lei, in alcune situazioni una visibilità anche dei media, quando sappiamo bene che essere troppo visibili poi non ti fa fare tanti affari, o te ne fa fare di più? Allora, e ti accredita? Diciamo, al di là del punto, come giustamente lei ha precisato, del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, vale ovviamente per tutti, e però, come Klaus Davi bene sottolineava prima, c'è un dato per certi versi nuovo. Noi veniamo da una stagione in cui abbiamo parlato sempre di mafia invisibile, di mafia sommersa, di mafia che appunto cerca di stare in clandestinità per non farsi notare, diciamo così, dopo la stagione terribile dello stragismo degli anni 90, eccetera. Questa è stata la stagione che si è chiusa, se vogliamo, con la morte di Matteo Messina Denaro, perché Matteo Messina Denaro è stato uno dei principali responsabili, diciamo artefici di questa strategia della sommersione. È possibile, questo deve inquietarci, non voglio trarre conclusioni diciamo approssimative, però è possibile che stiamo entrando in una nuova fase, una fase di riemersione, dove, scontato il periodo di maggiore indignazione diffusa nel paese nei confronti di tutte le manifestazioni mafiose o paramafiose, diciamo così, e la mafia, la camorra, l'andrangheta, vale per tutti,
riemerge, torna, diciamo, sulla piazza, e può avere un significato simbolico anche questo tipo di manifestazioni. E quella cosa molto grave sul piano, diciamo, intanto politico, culturale e morale, è che gli enti pubblici, in questo caso, diciamo, il comune, non si dimostri permeabile a questa messa in piazza, e addirittura simbolicamente venga cacciata via sostanzialmente una manifestazione delle vittime della mafia per dare spazio a una manifestazione, siano o non siano loro camorristi, ma è una manifestazione intrisa della cultura mafioso camorristico, questo tipo di manifestazione. Perché diceva bene Davi, Claudio Davi poc'anzi, non, naturalmente non tutti i neomelodici, ma il settore dei neomelodici, proprio la popolarità che hanno in certe fasce popolari, è stato spesso utilizzato in criminalità organizzata. Abbiamo alcuni cantanti neomelodici che hanno fatto canzoni dedicate a boss, ad assassini, a criminali, e questa cosa, che stava in una nicchia, comincia invece ad allargarsi e arrivare al grosso pubblico, e questo è l'aspetto più allarmante, direi. Pure boss, allora, direttamente Tina, cantanti. Allora continuiamo, questa è sempre l'inchiesta di Fanpage, eh? Andiamola in onda. Conoscevo bene anche Tina, la moglie di Gaetano Marino. Prima, quando era la moglie del boss, scendeva a prendersi il caffè al bar e basta. Adesso invece si comporta così. Una grande signora, hai visto come va in giro? Una VIP. La vedova del boss diventa una VIP. Dai tatuaggi col nome del marito e le foto con le pistole, eccola insieme al suo nuovo sposo, Tony Colombo, richiesta come una vera influencer. Grazie. Bravo, Tito Morgan, questo è stupendo, Morgan. Ah, ti sorridi. E come tale, sui social dà sfoggio di tutta la sua ricchezza. Ma da dove arrivano tutti questi soldi? Sai, Gaetano quando è morto ha lasciato la famiglia. Gaetano ha lasciato 12-13 milioni di pioggette, case, brillante, diamante, orologi, 6-7 patrimoni ha lasciato a quella donna. Gaetano ci aveva pure una Lamborghini sua. Hai subito cosa per venduta per 50.000 euro. L'hai rivenduta per 50.000 euro? Sì, l'ha venduta in Germania. Una sua stretta collaboratrice ci rivela che nell'eredità c'è anche un vastissimo patrimonio immobiliare. Solo a Secondigliano, infatti, troviamo intestati a Tina una decina di immobili. Allora, Alessi, fra l'altro so che ci ha parlato con Tony Colombo, forse dietro a una diretta televisiva, adesso Roberto ci racconti. Sì. Tu dicevi, questa però non pensiamo che sia Napoli, assolutamente. Ma... no, è chiaro, questa... non è la Napoli che ci piace, è una, purtroppo, è la Napoli però... peggiore, cioè, attenzione, Napoli è a mille facce, abbiamo la cultura, la storia, l'eleganza napoletana, poi abbiamo la napoletaneria, che è una malattia, come il loro dialetto che non è napoletano, è napulegno, è incomprensibile anche agli stessi napoletani. Non vorrei che passi un'immagine devastante di questi atteggiamenti, che al di là della questione penale, però, scusami, sono di un trash pazzesco in una città di tu disoccupati, dove sei? Di persone che non hanno il pane, e poi passano queste persone miliardarie con feste perché secondo te però quei permessi alla fine sono arrivati, cioè chi lo sa, diciamoci la verità, di fare una roba del genere lì non era permesso, non è permesso a nessuno, perché non c'erano precedenti, è vero? Perché no, sì, e poi anche c'è anche... Ma questa è una domanda lecita. Vorrei capire questo, Leonora. Quindi con tutto il rispetto e l'amore che abbiamo per una città che è una capitale, se questa gente ancora consensi però. Perché io vorrei capire sui social se c'è qualcuno che ancora difende questo modo di... Sono tanti che li difendono. E questo mi preoccupa, questo mi preoccupa ancora di più, Klaus, perché se parlare. C'è consenso, allora vuol dire che non c'è crescita nella città. No, c'è crescita purtroppo. Dell'altra parte, la TikToker che avete messo all'inizio è nota ed è stata arrestata in passato perché era legata a un altro clan, il clan Elio del pallonetto di Santa Lucia, e gli sono stati elevati i figli e li utilizzava per spacciare. Oh mamma mia. Infatti... Vabbè, adesso questo io... Beh, però ripeto... No, parlando lo sto di una dicendo. Persona di... la persona che all'inizio la difende. Vabbè, adesso... La Napoli è quella di Maurizio De Giovanni, di De Filippo, la Napoli è quella cose. Della cultura, non è questa. Giovanni, vuoi parlare perché so che devi andare? Sì, no... poi adesso arrivo, Klaus, vedo che vuoi parlare anche tu. È abbastanza inquietante, cioè dobbiamo renderci conto che chiaramente Napoli non è solamente questo, però è tanto, cioè anche semplicemente passeggiare e fare la sfilata Secondigliano senza quella permessi
è tanta roba, cioè è una manifestazione proprio di potere importante, cioè non possiamo far finta di niente, ecco, è una cosa che c'è in maniera... In maniera sì, Klaus, che cosa vuoi dire sui consensi? Vedevo che volevi intervenire. Sì, bisogna conoscere i territori, Caivano, Ponticelli, Napoli Est, Secondigliano. Allora, sono territori in cui lo Stato fa un lavoro di prevenzione egregio. Voglio solo segnalare che proprio di questa mattina un'inchiesta della DDA di Milano a proposito di Napoli sì o no, dove la DDA documenta un'alleanza presunta tra Camorra, 'Ndrangheta e mafia siciliana in tutti i territori milanesi, quindi non è solo Napoli, siamo pieni fino al collo anche a Milano. Il problema però è che la parte di... Chiudo il mio pensiero. Non vediamo le sfilate dei mafiosi in Piazza del Duomo, questo te lo devo dire, perché sennò no, il politica di core dice siamo tutti un po' chiaro. Vabbè, che però a Milano la si camorra, vedono altre chiaro cose, che la camorra, cioè, la mafia, la 'Ndrangheta va dove ci sono anche i soldi. Vabbè, questo perché a Milano scopriamo. Non c'è la 'Ndrangheta. Sì, ma non ho mai visto le sfilate. Perdonami, non ho mai visto le sfilate dei boss. Ma vedi altre cose, però di cose terrificanti. No, ma ho detto di sì, certo, la camorra, la 'Ndrangheta va dove ci sono i soldi. Ho visto gruppi di ragazzini che hanno sfasciato un'intera parte della città di Milano, ma non sono camorristi. Sono legate alla delinquenza straniera. Io attacco frontalmente tutti coloro che sul nostro territorio fanno cose ignobili. L'idea che esista una superiorità territoriale no, di una parte ho detto solo che certe cose non accadono di altre. Toni Colombo è stato grave. Invitato costantemente a Milano a fare tutte le trasmissioni, idolatrato a fare le serate con la gente che applaudiva felice. Scusatemi, allora, purtroppo non è un fenomeno territoriale. C'è un dato di non è circoscritto. Non vi parlate sopra. Diciamo che Milano è camorrista, va bene. No, non è che sono politically correct, dici, siamo tutti così. No, siamo diversi. Certo che c'è la mafia e la 'Ndrangheta, lo sappiamo bene. Dove ci sono gli affari, ci sono i soldi, ci sono questi. E quindi potenzialmente dovrebbe starci più a Milano, visto che ci sono più soldi. Certo. Io sto dicendo io non ho detto semplicemente questo, ho detto un'altra queste cosa. Manifestazioni non ci sono. No, ci sono altre iniziative anche di violenza documentate sui giornali di altri soggetti criminali, mafie straniere per fare un esempio. Ho capito, sono ma stiamo parlando di Camorra, milanese, allora parliamo di ogni cosa. Che fanno iniziative anche pubbliche allora, nel milanese. Tutte le mafie, scusa. Allora, dobbiamo contrastarle tutte. Ma ho capito che sì, ma mica che ho detto che noi dobbiamo contrastare. Lorena, dimmi, che succede? Lorena, dimmi. Se posso. Klaus, un attimo, Klaus ha parlato. Posso sentire Antonio Ingroia, visto che si occupa di questi argomenti da un po' di tempo? Grazie. Allora, Ingroia, purtroppo le grandi organizzazioni criminali non sono arrivate solo al nord, sul nord Italia, ma sono arrivate al nord Europa. e sono veramente oggi una delle casse più importanti di grandi aziende internazionali, certo. Grandi aziende internazionali, 'Ndrangheta, la 'Ndrangheta, soprattutto la camorra, le mafie di vario genere, anche le mafie straniere, purtroppo sono diventate organizzazioni che hanno messo le mani su tutto, appalti, amministrazioni, pubbliche amministrazioni, di tutto e di più. Ingroia. Allora, le mafie hanno una straordinaria capacità di adattamento nei vari territori dove hanno cominciato a radicarsi molti decenni fa. Certamente non hanno una storia secolare come nella mia Sicilia o in Campania per la Camorra o in Calabria per la 'Ndrangheta, ma oramai sono delle multinazionali del crimine che sono sovranazionali, stanno ovunque e già ci sono fenomeni. Certo, è vero che non si vedono matrimoni o queste esibizioni così evidenti. Oggi non escludo che la vedremo tra qualche anno, ma ad esempio ci sono fenomeni di omertà accertate con sentenze ormai passate in giudicato che purtroppo nella ricca e civile Lombardia si realizzano. Ma non a Milano ci si permette 100, a dire non escludo in alcune zone
dei dintorni di Milano, dove ci sono soprattutto l'Andrangheta calabrese, è radicata da decenni. Infatti ci sono pubblici ministeri che la combattono in maniera egregia. Questi stessi fenomeni di assoggettamento di omertà che una volta erano tipici soltanto nel sud Italia. Dopodiché è vero che ancora non si è realizzato quel tipo di visibilità che abbiamo visto nelle immagini. Si è riuscito a dire che uno che va a fare un concerto Colombo, questo Tony Colombo a Milano, è perché ci sono dei ragazzi che sono legati alla camorra, cioè siamo alla follia. No, nessuno, cioè, cosa l'ha vuol detto. Dire? No, ho tu detto l'hai detto, è andato a fare dei concerti. Ho detto che è andato a fare dei concerti a Milano, fa il cantante, cosa doveva fare? Mica sono acclamati soltanto a Napoli. Ma ho capito, ma tu hai sono fenomeni che esistono in tutta Italia. Alla camorra e all'Andrangheta, no, non è vero. Secondo me tu non conosci né il fenomeno Colombo. E se un cantante non melodico fa un concerto a Milano, perché sono delle persone che gli piace. Esiste il fenomeno del seguito dei neomelodici sia in Campania sia nel resto d'Italia. Vabbè, e ci sono fenomeni di pacchianeria e criminalità sia a Napoli sia a Milano. Questo vabbè, abbiamo comunque, detto. Secondo me state dicendo la stessa cosa, esatto, in maniera diversa, con diciamo toni un tono diverso, toni però alla fine state dicendo le stesse cose. Comunque, sei brava. Io sono brava. Sei bravissima, no, tu. Stiamo dicendo a vostra a disposizione del pubblico. Continuiamo con la nostra inchiesta, con la tua inchiesta. Mila Rispoli, oggi la moglie di Orgo, però il passato è questo qua. Figlia di Nicolo Rispoli, socio di Lauro, moglie di Gaetano Marino, ammazzata a Terracina davanti ai suoi occhi, che era l'Immacolata, no, l'Immacolata era uno stunt. A sostenerlo sono anche gli investigatori di Latina, che non hanno mai avuto la sua collaborazione nelle indagini per la morte del marito. Perché loro sono camorristi, sono mafiosi, non cercano il dialogo forse loro e non parlano. Cioè neanche i parenti della vittima ti aiutano a fare indagini. Una Rispoli, non ho mai cercato il si vede che era, si sentiva donna di mafia, camorrista, capito? Non è mai venuta da voi a dire aiutatemi a capire che è successo a mio marito? No, quella invece è andata a protestare con i sodali del marito, che evidentemente la cosca del marito avrebbe dovuto garantirle il sostentamento, no? I primi tempi che si vedova di Mandecco. Allora, io sono costretta. Finché la vedova, sì. Sono costretta a liberare Giovanni Terzi. Non vorrei pensare, cioè non vorrei che pensaste che io mando via Giovanni Terzi perché non deve parlare. Ma ci no, anzi, ti dico la verità. Ti rinvito insieme a Francesco Emilio Borrelli. Grandissima di Francesco. Così continuate questo confronto insieme agli ospiti che sono, coraggioso, che sono in studio. Immagino. Però devi andare a ballare adesso. Esatto. Per cui, io devo andare a Milano, quindi ce l'andiamo. E tu devi andare a Milano, sì, perfetto. A Milano dove allora, devi difendere un camorrista. Attenzione alle manifestazioni. Va bene, dunque andiamo avanti. Klaus, intervieni velocemente. Perché volevo dire che questa prova di forza che ha molta presa sugli adolescenti, da una parte c'è l'intervento dello Stato che funziona di prevenzione di arresti, sì, dall'altra purtroppo in interi quartieri di Napoli e del circondario, non solo di Napoli, delle zone delle mafie, l'affiliazione, l'aspetto più diseducativo, perché non scomoderei l'educazione, viene completamente appaltata alle quasi completamente alle organizzazioni criminali. Lo Stato cerca di intervenire attraverso la Chiesa, c'è la Chiesa, c'è il volontariato, c'è la scuola, ci sono le agenzie educative, ma non incide su queste giovani generazioni. Quando avvengono questi eventi macroscopici, sono anche un modo per colpire questo tipo di opinione pubblica, dove per esempio a Ponticelli, che è un quartiere dove c'è una faida molto cruente, lo Stato, non, dal punto di vista di agenzia culturale educativa, si vede poco e niente, il campo da calcio non funziona. Però, campo ad esempio, da... stiamo vedendo che a Caivano invece lo Stato è entrato a gamba tesa. Lì è intervenuto. Sì. Intervenuto. C'è addirittura un decreto Caivano, ragazzi, per cui... Ponticelli, ecco, c'è Barra... Napoli Est, cioè voglio dire, però ben venga il segnale di Caivano, su questo sono d'accordo con te, perché intanto è stato dato un segnale e la gente del posto chiede anche questo tipo di presenza dello Stato, su questo sono d'accordo. Vabbè. Allora fatemi, dimmi, sì, no, perché devo mandare un audio adesso tra Borrelli e Toni su questa faccenda. No.
Tony Colombo su questa faccenda dei permessi, no, che mi ha portato Francesco Emilio Borrelli in diretta. Sì, dimmi. Sì, molto velocemente volevo dire che chiaramente non basta tutto questo, perché è necessario che noi tutti i cittadini, perché si parlava di consenso anche insomma della guardia giurata che interviene, tutti noi cittadini ci dobbiamo rendere protagonisti sostanzialmente di queste lotte quotidiane, perché la legalità non è solo azione, repressione, norma, regola, la legalità è un concetto etico, no? Che quindi è il buonsenso, è l'esempio, è le buone pratiche, per cui tutti noi dobbiamo fare la nostra parte in questo. Anche i nostri figli. Allora, sentiamo quest'audio. Quando l'hai... Due giorni dopo il matrimonio. Cioè, il matrimonio... Si svolse, io feci la denuncia, uscirono le denunce e in una trasmissione radiofonica, si chiama La Radiazza, ci confrontammo pubblicamente. Ah, per cui questo è un audio pubblico, diciamo, sì, che sì. È andato in radio. Sentite. Sì, alcuni anni fa. C'è il permesso per fare il corteo? Io ho tutti i permessi e sicuramente non li devo dare a lei, signor Borrelli. Allora voglio assumere, querelami anche per questo, non avevate i permessi per corso secondigliano. Io ho tutti i permessi che ho, li invece io ho parlato alla Procura della Repubblica per denunciare quello che avete fatto. Allora. Perché la camurria è una Gianni, cosa che non accetto. Non ho capito, signor Borrelli. La camurria, cioè la cultura per cui uno prende e blocca una strada perché deve fare i fatti suoi, non l'accetto. Allora, signor Borrelli, lei fa l'assessore, io faccio l'artista. Io ho fatto una domanda, aveva i permessi per bloccare corso Secondigliano? Abbiamo tutti io i permessi. Io faccio domande. Allora, lui ha risposto che c'è permesso. Quello che però... quindi è stato autorizzato con i parcheggiatori abusivi a bloccare, a rallentare il traffico a corso Secondigliano? Borrelli, avete visto le immagini del corso di Secondigliano con la carrozza, sì, voi? Le ho viste. E come mai c'erano la polizia municipale che accompagnava mia moglie fino a Capo di Chino? Quindi c'erano i permessi? Chiesti? Ve lo siete chiesti? Perché se è vero, Borrelli, mi ascolti, il capodanno dei vigili se ne deve andare. Gianni, la possiamo fare? Ha scortato, tra virgolette, mia moglie da Secondigliano, dal quadrico di Secondigliano fino alla discesa di Capo di Chino. Addirittura c'era la scorta della polizia municipale. A piedi, ve lo spiegate come mai? Il comandante dei vigili se ne deve andare oggi stesso a lui. Ve lo spiegate come mai? Allora, io voglio dire solo una cosa, Francesco Emilio Borrelli, perché poi quando si parla, quando si fanno i fatti, le cose cambiano. Francesco Emilio Borrelli da un anno, esattamente un anno, tra l'altro per un'inchiesta che abbiamo seguito noi sulle case abusive... Che avete iniziato proprio voi. È sotto scorta, per cui è sotto minaccia, per cui è stato messo sotto scorta, minaccia importante, minacce gravi, a rischio di vita, per cui... più che minacce, proprio i fatti buttarono sono fatti. Tutto. Hanno provato ad aggredirlo, ad ammazzarlo, per cui i fatti sono fatti. Per cui Francesco Emilio Borrelli, quando parla, sa quello che dice. Dunque. Allora, la situazione che si è venuta a creare rispetto a Tony Colombo e a Tina Rispoli ha un punto ovviamente di gravità enorme rispetto al rapporto alle istituzioni. Ci sono pure dei paradossi. Perché a Corso Secondigliano, il giorno del corteo, non autorizzato perché arrivò la polizia municipale, chiamata in diretta da me, dovettero scortare a un certo punto per portarli alla rotonda di Secondigliano, perché il corteo aveva bloccato totalmente, a dirigere il traffico c'erano i parcheggiatori abusivi. Cioè stiamo parlando di un sistema che non c'aveva più niente a che fare con la legalità. Questo sistema adesso ha portato agli arresti, ha ragione Piccinini di Fanpage a dire che c'è un'altra inchiesta su cui non sono scattati gli arresti per onestà intellettuale, ma solo sequestri di beni, che riguarda le case celesti. Tutte le proprietà di Tina Rispoli. È possibile mai? Io voglio fare di nuovo l'appello pubblico durante Storie Italiane. Perché la Guardia di Finanza, che ha ben tre mie richieste, di tre miei esposti, non ha fatto una visura per spiegare questa donna che risulta non aver mai lavorato un giorno in vita sua, risulta proprietaria di appartamenti e possedimenti per milioni di euro. Come mai Colombolandia, che pubblicamente Tony Colombo ha regalato Colombolandia, cioè una mega villa sfarzosa nel comune di Giugliano, con le chiavi regalate in diretta con la moglie che si commuove, non risulta intestata a loro, a nessuno dei due, ma un prestanome che è stato arrestato in Puglia per associazione a mafiosa. Allora è evidente che ha fatto benissimo la procura andare fino in fondo, ma è altrettanto vero che ci sono dei punti oscuri soprattutto legati, Roberto, alla Guardia di Finanza. Roberto Alessi, tu hai conosciuto, ma la domanda questa la pongo a te, fra l'altro tu
cioè, direttore di Novella 2000, tante volte ti sei occupato anche tu di loro, no? Cioè sono andati su giornali di gossip, no? Perché si cerca tutta questa visibilità, secondo te, o si è cercata questo tipo di visibilità così ad ampio raggio? Roberto? Ma sai, più che cercata, è una visibilità che viene imposta a noi giornalisti. Nel momento in l'audio, cui... L'audio, l'audio tuo, scusami, ci sentiamo lontano e male. Io spero che adesso si senta. No, mettiti vicino l'auricolare, Roberto. Sì, ce l'ho già. Va bene. Spero che si senta. Ora meglio. Alla... Ecco, bene. Volevo sottolineare che è una visibilità che viene imposta, nel senso che se un cantante si chiama Tony Colombo, è protagonista di spettacoli televisivi in prima serata, il sabato o la domenica, e vende 500.000 copie, una cifra molto, molto forte. Dice, uno era uno molto famoso, per cui... Assolutamente sì. E ma lo è diventato dopo nel matrimonio? Noi, dopo. Come giornalisti, vabbè. E Borrelli e Piccinini, che vorrei sottolineare, vengono, sono l'anima buona di Napoli, che ci regala anche personaggi di questo genere, gente come Borrelli che rischia la vita, certo, per riporre la verità e la giustizia. Ecco. Va bene. Però a un certo punto noi sottolineiamo quello come giornalisti, quello che è un'attualità. L'attualità è che Tony Colombo e Tina Rispoli erano a Napoli due superstar. Nell'intervista che tu ho visto che era... presente nel video la Novella 2000, un'intervista che ho fatto, ho voluto fare io a Tina Rispoli per sì. conoscere il personaggio e le sì. ho chiesto anche che cosa ne pensava della camorra e le ho chiesto anche cosa ha risposto? Ha risposto che praticamente che sono contro la camorra, ha detto ma sei contro la camorra? E lei non ha risposto, cioè nella stessa, ma sono domande da fare, dico sì, sono domande da fare. Detto questo, però, lei mi diceva nella stessa intervista che a Napoli non riusciva neanche ad andare a fare la spesa da tanti fan che la inseguivano. Andava a comprare, non so, un qualcosa al supermercato e aveva 50-60 persone che la bloccavano e ci metteva 3 ore. Io non ho più tempo. Lei. Scusa, l'ha risposto perché io non ho capito. Sei contro la camorra? Cosa ha risposto? Non sono riuscito ad avere una risposta. Non sono riuscito ad avere una risposta chiara, ha risposto con un'altra domanda. Questo era concludi, Francesco, devo andare avanti. No, scusami. Voglio essere rapidissimo perché io sono di Secondigliano, quindi queste sì. dinamiche le conosco molto meglio. Sei di Secondigliano? Cioè, quel quartiere lo conosco, quella famiglia la conosco. Guarda sì. che lì il nostro video inizia con una cosa incredibile. Varie persone che danno sostegno perché quella, quel modo di essere ha attecchito la medialità, lo spazio che è stato dato, le ha rese delle star. Molte sì. persone invidiavano quella vita. Esatto. Questo è importante da capire. Okay. Allora, grazie, grazie a Klaus Davi, grazie all'avvocato Ingroia. Poi ritorneremo su questo argomento, anche perché adesso immagino, no? Indagini. Adesso ci dovrà stare arresto, sicuramente il riesame, chiederanno la scarcerazione, loro due. Vediamo, poi ci sono tutte le carte, insomma. Come andrà avanti, come andrà avanti. D'altra parte noi ce ne siamo occupati, ripeto. Perché erano due personaggi che comunque, per carità, ce ne saremmo occupati uguale, però il fatto che fossero così visibili è chiaro che è saltato agli occhi di tutti ed è, come dire, una notizia di cui si sono occupati tutti i giornali e molte televisioni. Va bene. E adesso...